Fin dall'800 avanti Cristo, a nord della Grecia si estendeva il regno di Macedonia, con capitale Pella. Gli abitanti si dedicavano soprattutto all'agricoltura, all'allevamento dei cavalli e al commercio. Dal 359 avanti Cristo, il regno di Macedonia fu sotto il comando del re Filippo II, affiancato dai suoi generali. Egli voleva conquistare la Grecia, indebolita a causa delle guerre, e fare del suo regno un'immensa potenza. Le polis greche, per contrastare questo pericolo, si riunirono in una coalizione contro i Macedoni, ma nel 338 avanti Cristo dovettero arrendersi all'esercito nemico. La Grecia cadde così sotto il dominio della Macedonia e le polis persero la loro indipendenza. Il re Macedone, che era stato educato in Grecia ed era un profondo ammiratore della cultura e dell'arte greche, non si impose con violenza sulle città conquistate e fu accettato dalla popolazione. Riuscì così a formare con le polis greche un'alleanza, la Lega di Corinto, il cui scopo era quello di riuscire a conquistare anche l'impero persiano. Per realizzare i suoi progetti di espansione, Filippo II creò un potente esercito. Introdusse la falange macedone, un sistema formato da 64 battaglioni, ognuno composto da soldati disposti in 16 file, di 16 uomini ciascuna. Ogni soldato era dotato di una lunga lancia di 6 metri, la sarissa. Le prime file tenevano le lance diritte contro i nemici, mentre le file più indietro le lasciavano alzate verso l'alto, pronte all'attacco. Ogni fante aveva uno scudo con cui copriva metà del proprio corpo e metà di quello del vicino. Insieme formavano una barriera invalicabile. Tuttavia Filippo non riuscì a realizzare il suo progetto perché venne assassinato nel 336 avanti Cristo. A lui successe il figlio Alessandro, che in pochi anni riuscì ad ampliare ulteriormente i confini dell'impero. A soli 20 anni Alessandro divenne re dei Macedoni. Era un uomo colto, intelligente e abile nell'usare le armi. Il suo maestro privato era stato il famoso filosofo Aristotele. Ambizioso come il padre, Alessandro aveva lo stesso sogno di conquistare l'impero persiano, guidato da Dario III. Così nel 334 avanti Cristo, partì con un potente esercito alla conquista della Persia. In soli 3 anni sconfisse i persiani più volte, poi conquistò la Fenicia, la Siria, la terra di Canaan, l'Egitto, e formò un impero immenso. Voleva conquistare anche l'India, ma i suoi soldati, ormai stanchi da anni di guerre, si rifiutarono di proseguire. Ritornato a Babilonia, città che aveva scelto come capitale del suo impero, Alessandro si ammalò e morì nel 323 avanti Cristo, a soli 33 anni. Per le sue imprese fu soprannominato Magno, cioè Grande. In poco più di 10 anni, il regno di Macedonia era diventato un grande impero, che si estendeva da occidente a oriente. Durante il suo regno, Alessandro mantenne la divisione del territorio persiano in satrapie, che venivano amministrate da un governatore greco o macedone. Alla morte di Alessandro, però, il vasto impero fu diviso in regni autonomi, chiamati regni ellenistici, che si indebolirono progressivamente, finché furono conquistati a uno dai Romani. L'ultimo fu l'Egitto nel 31 avanti Cristo. Se il desiderio di Alessandro di fondare un impero unito e pacifico non si era realizzato, il progetto che mirava all'integrazione tra Macedoni, Greci e Persiani, invece, fu la sua grande eredità. Egli favorì i matrimoni tra Macedoni e Persiani, e lui stesso sposò una donna persiana. Erano persiani anche i suoi consiglieri, e arruolò nell'esercito soldati e generali appartenenti ai popoli conquistati. Inoltre impose l'uso della lingua greca e l'utilizzo di un'unica moneta in tutto il regno per facilitare gli scambi commerciali. La civiltà che si sviluppò nei regni nati dall'impero macedone venne chiamata ellenistica. I contatti fra i popoli favorirono lo sviluppo delle arti e delle scienze, studiate nelle scuole alessandrine. Nell'età ellenistica le donne vivevano in una condizione di maggiore libertà. Potevano comprare e vendere beni ed erano maggiormente istruite. In alcuni casi partecipavano alla vita politica, assumendo ruoli di comando e di potere. Alcune di esse divennero anche poetesse e scienziate.